A tutti cari amici ascoltatori, ben ritrovati a Tu per Tu. Oggi abbiamo ospite in studio con noi Salvo Di Giorgio, presidente dell'associazione Che Fa Volley. Noi abbiamo deciso di invitare il presidente della Che Fa Volley per raccontarci le vicissitudini che hanno portato la squadra femminile militante nella categoria B2 nazionale a ritirarsi appunto dal campionato di quest'anno. Ricordiamo che la Che Fa Volley comunque non si esaurisce nella sola formazione di B2 femminile, ma ha tutta un'altra serie di squadre che militano in categorie inferiori, locali, e che comunque appunto continua la sua attività sportiva. Quindi io lascerei subito la parola al presidente Di Giorgio per riproporci e commentarci la decisione presa il 27 settembre scorso, appunto, in cui si è deciso di ritirare la squadra dal campionato. Diciamo pure che comunque la squadra militava nel campionato nazionale di categoria, e che dopo 6 anni fatti dal Trieli, soprattutto gli ultimi due in cui ha rischiato tra virgolette la promozione, è stata costretta, forse è stata appunto la famosa crisi del settimo anno, che questa volta ha coinvolto la squadra di pallavolo. Prego presidente. Innanzitutto buongiorno a tutti, grazie dell'invito che ho accettato ben volentieri. Partiamo da questa soffertissima decisione di ritirarci. Infatti abbiamo cercato fino all'ultimo di trovare la soluzione o una soluzione a non perdere il titolo sostanzialmente, perché come è notorio all'inizio della stagione, nel mese di luglio ci sono il mercato di acquisto e vendite di titoli, e noi non avevamo nessuna intenzione di vendere o di passare la mano sostanzialmente. E sta di fatto che con grossissimi sacrifici e grazie all'aiuto di qualche amico siamo riusciti a iscrivere la squadra, e questo è stato già il primo passo in avanti. Poi successivamente, non avendo conferme di sponsor, non avendo nuove sostituzioni di sponsor sostanzialmente, avventurarci in una situazione che già lo scorso anno ci ha visto in una situazione economica abbastanza esuberante, pesante, è stato naturale il fatto di non continuare in questa avventura, almeno per quest'anno. E non continuare logicamente ha comportato la perdita di un titolo, senza la perdita dell'iscrizione, la perdita delle cauzioni date alla federazione, insomma tutta una serie di situazioni anche economiche non indifferenti da questo punto di vista. Scusa, l'interrompo, io leggo nel comunicato che tra i motivi annoverati appunto sono stati causa del ritiro sono appunto l'inadempienza delle promesse di alcuni sponsor e, tra le altre cose, anche le condizioni eccessive per l'utilizzo dell'impianto sportivo. Sì, locale. Questo è una situazione di bilancio che riguarda quello dell'anno passato e che francamente stiamo cercando di recuperare quest'anno nell'itinere della vita della società. Per quanto riguarda l'impianto sportivo, purtroppo questo è un'altra dolente nota. Il costo dell'impianto sportivo, che ricordiamo è il Palatricoli, che in un primo momento c'era anche stato promesso tra virgolette un patrocinio per quanto riguarda il costo, ma dico questo, tra le promesse del fare c'è sempre di mezzo il mare sostanzialmente. Ma nonostante questo, il fatto di avere un contratto così oneroso, che si parla oltre del canone di affitto e delle pulizie a carico della società, di
mettere ad esempio dell'elettricista, che sembra una cosa banale ma non lo è assolutamente, in un palazzetto che fa acqua da tutte le parti nel vero senso della parola, e non lo dico con tono di polemica ma lo dico con un tono di dispiacere e di disappunto totale, in quanto in 2 anni, con tutte le menti, risorse e quant'altro, e non parlo di certamente economici perché sennò l'avrebbero già fatto, non si è riuscito a trovare il punto da cui c'è questa infiltrazione d'acqua che ha causato anche quest'anno, dico, per noi il problema è stato sempre superato, abbiamo cercato di superarlo anche perché l'impianto per il campo di, diciamo, per il campo di pallavolo, pur essendo a livello nazionale, è ridotto rispetto a un campo di calcetto o di basket, che si voglia dire, e non oso pensare cosa sarebbe successo in un campionato nazionale, dover trovare un altro campo, un'ora di tempo per trovare un altro campo e poi perdere la partita 3-0 e inficiare un intero campionato per una partita persa a tavolino. Certo. E, insomma, sarebbe stato una beffa enorme da questo punto di vista, e infatti quando ho saputo di questa notizia pensavo che il problema lo avessero risolto, invece a quanto pare ancora questo problema dell'infiltrazione d'acqua persiste, e con tutti i danni che si vanno a causare alla struttura. Basta immaginare il parquet, in che condizioni sarà, dico, con tutta quest'acqua che assorbisce, non si sa dove va a finire, ma comunque, dico, i proprietari della struttura dovrebbero intervenire, finora non sono i risultati che, sono quelli che sono sotto gli occhi. Ricordiamo che la proprietà del palazzetto è della provincia di Palermo, ancorché appunto la provincia non esiste più come ente, comunque la proprietà è sempre, diciamo, del nuovo consorzio che verrà a crearsi o che si è già creato. E io so che comunque voi, per spirito di appartenenza, avete giocato, nonostante non avete ricevuto negli anni nessun contributo da parte delle istituzioni locali, quindi del comune di Cefalù e della provincia regionale di Palermo, col logo del comune di Cefalù e della provincia regionale di Palermo. Ma infatti, per cui sopra, per quello che dicevo prima, cioè noi abbiamo sempre gli ultimi 2 anni, se non sbaglio 2 o 3 anni, ecco, abbiamo giocato con il logo della provincia di Palermo, anche perché eravamo l'unica squadra a rappresentare la provincia in ambito nazionale, a parte il Palermo Calcio, diciamo la seconda società in ordine di livello, ecco, da questo punto di vista era Cefalù, la che fa Cefalù, la società di pallavolo che ha fatto tanto parlare di sé negli ultimi 6 più 2 8 anni, dico, voglio dire, a certi livelli, e che ha dato anche molte soddisfazioni ai giocatori, ai dirigenti, agli sportivi cefaludesi e via dicendo. Ecco, diciamo, appunto, voi avete portato con la squadra di pallavolo femminile il nome di Cefalù anche fuori dai confini appunto regionali, facendo parlare appunto di Cefalù e comunque creando anche un indotto turistico legato alle attività sportive parallelo. Apprezzo molto questa domanda, affermazione, questa nota, in quanto più delle volte è quello che sfugge ai più, sostanzialmente. Bello è fare sport, dico sport agonistico o non, sostanzialmente, ma lo sport a questi livelli sicuramente porta un indotto, questo indotto sia a livello pubblicitario sia a livello economico, pernottamenti, bar, insomma, c'è tutta una serie di attività che collaterali, chiamiamole così, ausiliari, chiamiamole così, vediamo il termine più adatto, dove praticamente chi è che ne beneficia è semplicemente la gente del luogo, è inutile negarlo a una situazione di questo tipo. Volevo chiedere, diciamo, visto che la società è stata molto attiva e molto presente nei campionati nazionali, come è stata accolta la notizia da parte soprattutto delle giocatrici, diciamo, di tutto lo staff dirigenziale? Sì, amarezza sicuramente, dispiacere sicuramente, speranza di poter ritornare a certi livelli nel più breve tempo possibile.
E anche, devo dire, molta solidarietà da parte di gente comune. Ecco, ho letto diversi commenti su Facebook dove si chiedevano anche delle spiegazioni, dove si chiedevano, oltre alla solidarietà del momento, per non esserci sostanzialmente. E speriamo di poter, come dire, essere presenti nel più breve tempo possibile. Quindi la speranza della società è comunque di cercare, con tutte le difficoltà del caso, di ritornare nella serie che si è abbandonata quest'anno. Diciamo, qual è il destino della squadra che ha dovuto lasciare Ma la guarda, sì, B2? cioè il danno, guarda, facendo un'analisi proprio critica, lineare sostanzialmente, noi quest'anno potevamo ripartire dalla Serie D, che è il primo campionato a livello regionale, che ci spettava di diritto sostanzialmente. Ma la beffa sostanziale è quella che a Cefalù non c'è un campo omologato per fare un campionato non nazionale, ma nemmeno regionale. Cioè, noi facciamo l'ultimo livello, diciamo il livello più alto del provinciale, dove giocano tutto il nostro vivaio sostanzialmente, che devo dire grazie al dirigente responsabile, nonché allenatore Enzo Brusca, quest'anno già ha ottenuto un significativo incremento in numeri, proprio in percentuale numerica, e questo sta a significare che praticamente la società è attiva e viva, presente sul territorio. Quando c'è un incremento, io sono abituato a parlare in termini percentuali, del 70-80%, vuol dire che c'è questa richiesta, questo mercato di sportivo, cioè voglia di gente, di genitori che mandano i propri figli a fare attività sportive di un certo tipo, perché la pallavolo, come ho sempre detto e sostenuto, è uno sport per molti, ma non per tutti sostanzialmente, perché è uno sport difficile, ci vuole tempo per imparare, ci vuole pazienza, deve piacere sostanzialmente. E con questi numeri vuol dire che c'è un seguito dietro questo, e che ci fa immensamente piacere, specialmente a livello femminile sostanzialmente. Per il resto, dicevo, la beffa è che, non avendo potuto nemmeno fare il campionato di Serie D perché non c'è un campo omologabile, per misure proprio tecniche standard legate alla federazione, stiamo ripartendo dalla prima divisione, con un bell'organico, una bella squadra abbastanza competitiva, e speriamo ci diano dei risultati sportivi attesi. E, questo del campo è un problema che comunque, se non si risolve diciamo, le problematiche legate alle carenze strutturali del palazzetto dello sport, il Palatricoli, comunque verrà coinvolto prima o poi di nuovo anche le amministrazioni locali per trovare una soluzione, perché appunto una squadra, una realtà locale come quella della Kefavolley si troverà in qualsiasi momento vuole ritornare alla ribalta, diciamo, del campionato nazionale ad affrontare questo problema, Ma anche regionale, ma voglio anche dire. regionale, certo, perché le altre categorie mi pare che giocano alla Palestra palestra della italiana, alla scuola scuola media, sì. media, che diciamo è buona appunto per i campionati provinciali, ma È giusto per ottima questo. sia per posizione logistica sia per tipo di struttura, ha un tipo di allenamento proprio per i giovani, giovanissimi. Infatti noi facciamo attività dai ragazzi che vanno dall'età dalla prima elementare sostanzialmente, dai 6 anni fino ai 18-19 anni, che 20 anni diciamo, che è la squadra di prima divisione sostanzialmente. Ricordiamo quali sono appunto le categorie e comunque la Kefavolley si occupa anche di mini basket, Minivolley. di mini volley, quindi tutto legato al volley appunto, Quest'anno sì, anche femminile se e anche i maschietti sono coinvolti nella. certamente sì, il minivolley praticamente sono tutti i ragazzi che vanno dall'età di 5-6 fino ai 9-10 anni sostanzialmente, sia maschi che femminucce. E poi per il resto c'è una, diciamo, un under 12, under 13, under 14, 16, 18, diciamo tutte le
delle under a livello di campionati, a livello federale, andiamo a, come dire, a soddisfare sia la domanda che le nostre esigenze di crescita, certo, sia societaria che da parte delle ragazze stesse sostanzialmente. E poi c'è il campionato di categoria, che quest'anno è quello di prima divisione sostanzialmente, e si parlava così bu per re con i dirigenti, con il responsabile tecnico, che se era il caso di iniziare un nuovo ciclo con una terza divisione, addirittura trovando gli spazi in palestra per le giovanissime che non trovano spazio in prima divisione, certo, per la, diciamo, la consistenza numerica anche delle ragazze stesse, per dare soddisfazione e lo sfogo a un campionato agonistico da fare. Ora, mi viene una domanda, ecco, questo è proprio una domanda, una curiosità, ma sarebbe possibile utilizzare il palazzetto di Via Aldo Moro per un'attività sportiva di questo tipo? Guardi, il palazzetto di Via Aldo Moro è una struttura privata, noi ci abbiamo giocato anni addietro per alcuni anni sostanzialmente. Poi per sei mesi, quattro mesi siamo emigrati a Trabia perché non si era raggiunto a suo tempo l'accordo con i proprietari, la società di basket sostanzialmente, e siamo andati a giocare tre anni fa a Trabia per quattro mesi, e poi appena si è aperto il palazzetto siamo rientrati a Cefalù, dico, sostanzialmente con la prima squadra. E io so che sono intasati anche loro, dico, la motivazione penso che sia questo, perché tipo anche loro comunque hanno le loro attività, cioè, attività, situazione e via dicendo, come cosa, ma sarebbe non dico ridicolo, stupido, non so il termine giusto da usare, avendo una struttura come il Palatricoli che si usa al 10%, cioè andare a cercare altre situazioni, altre cose, cioè è fuori da qualsiasi logica, è illogico una situazione di questo tipo, come è illogico che la proprietà cerca delle coperture assicurative improponibili alle società sportive con costi enormi, esuberanti, che nessuna società sportiva, ripeto, può affrontare, o non le fa o si fa il pezzo di carta che non serve assolutamente a niente, e non è nel mio uso e costume fare situazioni di questo tipo, oppure ci sono chi copre le spese sostanzialmente, e francamente non siamo in questo tipo di condizione né economica globale e né societaria di poter fare situazioni di questo tipo. Diciamo che in questo ambito potrebbe venire incontro l'amministrazione comunale per garantire comunque delle condizioni di favore, se non il patrocinio totale delle coperture economiche. So che soprattutto il Comune di Cefalù ha problematiche legate ai bilanci che sono sotto gli occhi di tutti, però tutto va a scapito di quelle realtà, delle ottime realtà che portano comunque in giro per l'Italia il nome di Cefalù. Potrebbe essere un investimento gratuitamente. Fino a questo momento gratuitamente, forse il sostenere queste spese o comunque impegnarsi a livello provinciale per diminuire, se non azzerare, queste spese potrebbe essere un'opportunità anche sia per la società per la Cefalù che per altre ma realtà, senza dubbio, che assolutamente sono coinvolte nell'utilizzo del palazzetto. Ma io mi auguro che questo palazzetto possa essere fruibile e organizzato al 100%. Ripeto, per ora se funziona al 10% è già un assai sostanzialmente. Vedremo cosa ci riserva il futuro. Vedremo. Work in progress.